e Federica ci siamo conosciute 20 anni fa. E io sono andata a lavorare in questa polisportiva Foscato, che è un quartiere ai margini della città di Reggio Emilia, un quartiere a rischio, dove è un quartiere popolare, dove c'era bisogno di fare una scuola calcio che avesse dei contenuti educativi. Milena e Federica hanno sempre lavorato con questa idea, con questi contenuti. Io sono entrata lì a fare l'educatrice esperta in attività creative. Contemporaneamente però io ho sempre lavorato per la UISP. Man mano il nostro lavoro è andato avanti fin tanto che Federica smette di fare il calcio attivo e comincia a fare l'allenatrice. Sostituisce Milena come allenatrice alla Reggiana femminile. Ecco lì lei si è posta tutta una serie di problemi su quello che poteva essere, per esempio, la mentalità delle donne nel calcio, che è completamente diversa dagli uomini, e quindi ha cominciato a lavorare mettendo all'interno del suo modo di allenare quelli che sono gli aspetti psicologici, quelli che sono gli aspetti del gruppo, dell'unione del gruppo, legato all'empatia, legato alla comunicazione. E io con lei ho fatto anche, per esempio, dei momenti di lavoro sul corpo, il corpo come espressione di sé, il corpo gruppo, dei giochi teatrali, proprio per amalgamare il gruppo della Reggiana femminile, che in quel momento era senza fondi, con delle giocatrici bravissime, ma giovani, che non prendevano un soldo e avevano bisogno di essere sostenute. Questo li ha portate a riprendere la Serie A. Riprendere la Serie A, e guarda caso nel primo anno della Serie A è uscita questa proposta di giocare con le tette. Giocare con le tette è stato uno spettacolo che non solo è stato rappresentato in Sala del Tricolore, che per noi è il simbolo, è la sala dove è nata la nostra bandiera italiana, ma prima ancora, cioè prima dello spettacolo, lo spettacolo è stato anticipato da una performance dove le calciatrici hanno lavorato per 3 mesi con delle ballerine di danza contemporanea, e nella piazza hanno fatto questo momento di incontro tra il calcio e la danza, perché secondo me c'è bisogno anche di incontrarsi, di fare incontrare le discipline, perché ci si arricchisce a vicenda.